Olimpiadi, Svezia, una professoressa di geografia economica. Beh, io qualche giorno fa ho pubblicato un video dedicato alle Olimpiadi, e questo video dedicato alle Olimpiadi ha ricevuto dei commenti, tra cui il commento di una professoressa di economia politica, la professoressa di economia politica nelle scuole medie e superiori. E questa professoressa di economia politica si chiama Giovanna Maddalena Sisto, e troverete il suo intervento come link nel riassunto di questo video qua. Allora, ricapitoliamo. Qualcuno propone che si facciano le Olimpiadi a Roma. Mi pare che il candidato PD Roberto Giachetti ha sposato una tale tesi. Invece la candidata pentastellata Virginia Raggi dice che lasciamo perdere le Olimpiadi. Beh, io sono d'accordo, è che sia chiaro. Per me le Olimpiadi, scusate il termine, è pura monnezza, scusate il termine. Cioè, se si devono fare le Olimpiadi costruendo opere faraoniche, per me le Olimpiadi sono pura monnezza. E io la penso così, capito? Friedrich Nietzsche diceva che non esistono fatti ma solo interpretazioni. Questa è la mia interpretazione, perdonatemi. Per me le Olimpiadi fatte all'interno di strutture faraoniche sono purissima monnezza, nei cui confronti la monnezza napoletana, partenopea, è purissimo oro, oro a 24 carati, 24 su 24. Allora, la penso così, voi mi dovete perdonare, capito? Io la penso così. Per me Roberto Giachetti ha sbagliato. Se Roberto Giachetti poteva avere qualche chance di prendere qualche voto in più di Virginia Raggi, se aveva qualche chance, se l'è giocata queste chance, sposando la tesi delle Olimpiadi. Perché il proletariato dell'Urbe, Senatus Populusque Romanus, non ha bisogno delle Olimpiadi. Forse qualche patrizio ha bisogno delle Olimpiadi, non di certo il Populus. Beh, allora, in calce a quel mio video dedicato alle Olimpiadi, salta fuori un commento, non so, mi pare di Mauro Milia, non ricordo bene, salta fuori un commento con una foto dove si spiega che la Svezia non si è candidata per le Olimpiadi. Cioè, mentre si vorrebbe che Roma si candidasse per le Olimpiadi, la Svezia ha già fatto outing, la Svezia ha già detto che se ne frega delle Olimpiadi. E a questo punto però arriva l'intervento di questa professoressa di economia politica, Giovanna Maddalena Sisto. Ah, è un bel commento, dove ci parla delle virtù e dei vizi della Svezia. Sì, è bello. Dove ci parla delle virtù e dei vizi della Svezia. Io faccio ammissione di ignoranza. Io faccio professione. E mica si può sapere tutto. Giovanna Maddalena Sisto, in questo suo lungo intervento, ci parla dei vizi e delle virtù della Svezia. Se non che salta fuori pure una cosa strana. Io faccio di nuovo ammissione di profonda ignoranza. De docta però, docta ignoranzia.
perché dichiara, scrive la professoressa Giovanna Maddalena Sisto, che per l'ONU l'Italia è ancora uno Stato nemico. Cioè, nel programma, nella Costituzione dell'ONU, Italia, Germania e Giappone sono ancora considerati stati nemici. Io tra secolo ho 76, sì è vero, mi sono documentato, perché io mi fido di Giovanna Maddalena Sisto, però questa affermazione mi è sembrata colossale, mi è sembrato, ho detto andiamo a fare una verifica. Andiamo un po' a fare una verifica sullo sterminato web 2.0. Sì, sì, proprio così. Dalla Costituzione dell'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, Italia, Germania e Stati Uniti sono ancora considerati stati nemici e non mi risulta che ci sia stata una qualche modificazione di una tale affermazione. Beh, cari amici, questo per me è un argomento sconosciuto. Io mi ci addentro nella foresta vergine, come si fa col macete, no? Si entra nella foresta vergine facendo così, lo sapete, no? Io mi ci addentro. Voi fate pure le vostre ricerche e poi fatemi sapere com'è la situazione. Perché francamente quello che mi ha scritto la professoressa di economia economica nelle scuole medie superiori, Giovanna Maddalena Sisto, mi ha fortemente impressionato. Sempre di dotta ignoranza, però, sempre di dotta ignoranza, che sia chiaro, in maniera che possiamo ampliarlo l'argomento, ok, cari amici? Che bello, che bello, che bello, che ogni giorno si impara qualcosa di nuovo, cari amici. È tanto felice la mia mente senile quando io imparo qualcosa di nuovo. Ah, a tutti, tanti cari saluti. Soprattutto a Giovanna Maddalena Sisto. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.